Il destino uno può cambiarlo, secondo me, il destino può cambiarlo in funzione da come si trova, in funzione delle reazioni che ha, in funzione da quello che succede tutti quotidianamente. Quindi, quello che posso dire io a questi ragazzi giovani è: se avete un sogno, credeteci e portatelo avanti fin tanto che ne avete la forza. Perché sicuramente, io sono sicuro, che comunque i sogni si possono anche avverare. Sarò il primo ingegnere da parte della famiglia di mio padre, quindi tutta la famiglia di mio padre sarò il primo ingegnere. Ed è molto, molto divertente, anche una cosa che ha con sé porto tante responsabilità perché essendo il primo sei quello che ha poi aperto le porte anche agli altri, no? Che ti vedono come ispirazione e quindi bisogna essere d'esempio a loro e fare tutte le cose in un modo giusto. E in modo che loro poi possano beneficiare della tua esperienza chiedendoti consigli. Insomma, farei poi io il nonno dei futuri ragazzi che vorrebbero fare il percorso di ingegneria. Per mio figlio sogno un mondo in cui la prima domanda non sia da dove vieni, proprio detta fuori dai denti, nel senso sento di aver scelto anche la città giusta perché questo possa non avvenire, però veramente vorrei che maturassimo a sufficienza come società per cui la provenienza non sia la prima domanda che viene fatta. Io sono stata assunta al GFT nel 1963, 17 anni che sono già in pensione. Appena mi sono affacciata qua mi è venuto un groppo perché ho visto che hanno buttato giù tutto. Giusto magari perché è ovvio non serviva più quello che c'era, serve di più quello che c'è. Però vedere, io spero che questi due palazzi siano pieni, perché vuol dire che bene o male una continuità di lavoro c'è, ma se sono vuoti mi viene l'angoscia. Bisogna salvarsi dai compartimenti stagni, da quelli che ti dicono che o è così o è cosà, e di quelli che invece non riescono a vedere al di là della superficie, non si pongono le domande e non vogliono neppure saperne di più. Bisogna salvarsi dalle definizioni semplicistiche, bisogna salvarsi da chi ti fa credere di essere inferiore rispetto a uno standard che nessuno, o meglio, che i più potenti hanno creato, ma che in realtà non rispecchia davvero chi siamo. E bisogna salvarci da chi appunto pensa che il diverso sia solo un pericolo o non debba esistere perché bisogna uniformarci o cose di questo tipo. E oltre a salvarci, le storie hanno anche l'incredibile potere di cambiare la percezione di determinate comunità. Sono nato a Torino in via Borgo Dora numero 1, primo piano, esattamente il 3 febbraio del 1930. E il mio papà, quando sono nato, mi ha appoggiato alla finestra e mi ha detto: Giustin, guarda Torino come le vela. E io vidi via Corso Ponte Mosca, perché allora si chiamava Corso Ponte Mosca, e il Ponte Mosca, che è il primo ponte sulla Dora. Mi chiamo Domenico Sfasciamuro. Mio nipote studia e spera di andare sulla Luna. Mi chiamo Domenico.
Domenico, come me. Ingegnere, facciamo. Speriamo. Speriamo, anzi, io gli ho detto un giorno, ma te non puoi studiare da andare sulla Luna, perché se poi quelli ti mandano sulla Luna, ti rimandano indietro. Cioè, perché? Perché ti diranno, qui un muro da sfasciare non ce n'è, torno a casa.